Reinventare l'istruzione. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation. Secondo i dati dell'UNICEF, nei paesi lacerati da conflitti ci sono 39 milioni di bambini che non frequentano le scuole primarie. Riportarli in classe non è semplice. Questa settimana ci occupiamo di tre delle situazioni nelle quali è più difficile fare istruzione: Costa d'Avorio, Somalia e Gaza. Il violento conflitto di potere in Costa d'Avorio ha causato la chiusura delle scuole in tutto il paese. Ora che gli scontri sono alle spalle, il sistema scolastico prova a tornare alla normalità, a far superare ai bambini i traumi subiti e incoraggiarli a tornare a scuola. Diamo un'occhiata a uno di questi progetti in questo servizio. Abidjan, capitale economica della Costa d'Avorio. Un anno fa questa scuola era chiusa. C'erano ancora scontri tra i sostenitori di Ouattara, uscito vincitore dalle presidenziali di novembre, e quelli di Babo, presidente uscente. A maggio 2011 il primo si è insediato, il secondo è stato arrestato. Le scuole hanno riaperto, ma i danni ormai erano fatti. Innanzitutto le scuole erano state in alcuni casi distrutte, in altri occupate dalle forze militari. E poi gli insegnanti, che avevano avuto un ruolo chiave nel processo elettorale, sono stati tra le prime vittime della repressione. E non avere insegnanti significa non avere nemmeno gli alunni. Dorothée, 11 anni, e sua sorella Blanche, di 8, hanno saltato 3 mesi di scuola. Non potevamo andare a scuola perché si combatteva, sparavano, ammazzavano, è stato terribile. All'apice della crisi, oltre 1 milione di bambini non poteva frequentare la scuola. La calma è tornata, gli istituti sono stati riaperti, ma non sempre è stato facile tornare a riempire i banchi. Per questo l'UNICEF, assieme ad altre organizzazioni, ha avviato una campagna che ha riportato in classe l'80% degli scolari. Ma anche se la scuola funziona, i traumi del conflitto restano. I papà e le mamme ci raccontano di cambiamenti riscontrati dopo la guerra nei comportamenti dei bambini, per esempio di alcuni che hanno cominciato a fare pipì a letto che prima non l'avevano mai fatta. Il programma Back to School dell'UNICEF ha fornito a 1700 scuole materiale didattico, inclusi computer e zaini, e un training psicologico a circa 5000 insegnanti. Innanzitutto abbiamo fornito gli strumenti per riconoscere e segnalare i segni traumatici più gravi. Inoltre abbiamo formato gli insegnanti per far svolgere ai bambini attività ricreative che possono cancellare traumi più lievi. La formazione è servita anche agli insegnanti a sentirsi meglio e a ripensare al loro ruolo. Oggi pace e tolleranza fanno parte degli insegnamenti. Lettura, scrittura e aritmetica si sono sostituite alle lacrime e alle paure dello scorso anno. In Somalia, paese in ginocchio a causa della guerra civile, anche il sistema scolastico è disastrato. Mancanza di investimenti, di insegnanti preparati, di risorse rendono l'apprendimento un compito assai arduo per molti studenti. Ma un progetto punta a riportare in patria insegnanti somali per ricostruire e sviluppare l'intero sistema. Da oltre 2 decadi i continui conflitti e la mancanza di un governo efficace hanno devastato il sistema educativo somalo. Molti insegnanti hanno lasciato il paese e così hanno fatto anche molte persone capaci di amministrare la cosa pubblica. E così anche i ministri dell'istruzione si sono ritrovati senza dirigenti adeguati e si sono limitati al minimo indispensabile. A dare una mano prova un programma dell'UNICEF. Ci sono molte sfide da affrontare lavorando con la mia gente. I bambini dovrebbero essere sottratti al contesto della guerra e impegnarsi nella scuola. Qualsiasi età abbiano e qualunque sia la loro istruzione, essendo nati e cresciuti in situazioni di conflitto, i loro unici riferimenti sono legati alla guerra. Ora Amina, nata in Uganda da genitori somali, è consigliere tecnico per l'Integrated Capacity Development for Somali Administrator a Puntland, regione semi-autonoma nel nord-est della Somalia.
Il ministero viene coinvolto in ogni decisione presa per lo sviluppo delle strutture, nella pianificazione dei programmi di istruzione, nell'implementazione dei piani strategici e nella gestione del processo. Inoltre vengono generate capacità e competenze per far sì che nel lungo periodo possano fare tutto ciò senza aiuti esterni. In un paese con risorse estremamente limitate la pianificazione è essenziale. Ci sono 10 consiglieri che sono somali cresciuti all'estero. Ognuno di essi lavora a contatto con 2 apprendisti scelti dal ministero tra i giovani laureati. Raccogliamo informazioni che vengono utilizzate per la pianificazione delle risorse. Vengono usate per determinare il numero di studenti per le scuole, la quantità di libri di testo necessari, le strutture di cui i bambini hanno bisogno. Gli esperti cresciuti all'estero lavorano anche alla gestione delle finanze, delle risorse umane e a politiche per l'uguaglianza tra donne e uomini. La presenza di bambine in molte scuole è decisamente ridotta. Ci sono diverse ragioni, ma una delle principali è che gli stessi insegnanti non hanno la giusta considerazione dell'uguaglianza di genere. Attualmente solo il 30% dei bambini somali va a scuola. Col lavoro di Saro e dei suoi colleghi si conta di recuperarne centinaia di migliaia. Gli eterni conflitti nei territori palestinesi hanno seriamente compromesso la scolarizzazione, oltre ad aver reso disperate le condizioni di vita di molti degli abitanti della striscia di Gaza. Ma un progetto nato a Doha sta avendo successo nell'eliminare questi problemi per qualcuno. Scopriamone di più. Frontiera di Erez, striscia di Gaza, una cancellata, una barriera di cemento. Dietro di essa più di 1,5 milioni di abitanti, il 60% di questi ha meno di 18 anni. Gli studenti di Gaza soffrono delle continue interruzioni di corrente elettrica, della mancanza di carburante. Impossibile concentrarsi sullo studio, sull'università in un contesto così caotico. Con il sostegno delle Nazioni Unite, l'organizzazione El Fahora interviene a sostegno di studenti bisognosi. E dato che a Gaza solo il 20% trova un impiego finiti gli studi, animati da un progetto professionale, come Salam, che vuole fare l'insegnante. Sono più tranquilla. Mio padre non poteva pagare i miei studi. Adesso ho la possibilità di continuare l'università. L'idea è quella di formare le future locomotive destinate a trainare il resto della popolazione. Anche Hala, sorella di Salam, ha beneficiato dell'aiuto di El Fahora. Con il suo diploma di moda ha fondato il suo atelier di vestiti. E funziona. Il mio laboratorio non impiega solo le 3 ragazze e l'uomo che potete vedere in negozio, ma anche altre donne che lavorano in casa facendo dei ricami. Quindi il mio progetto dà sostentamento a molte persone. Ciò che spero è che possa crescere sempre di più e io possa magari anche esportare al di fuori di Gaza. El Fahora non vuole che i suoi studenti perdano contatto col mondo reale. Così l'organizzazione non governativa li fa viaggiare virtualmente. Ogni settimana li mette in contatto con altri giovani negli Stati Uniti o in Qatar. Ci sono giovani che non hanno voce. Per questo vogliamo aiutare gli studenti offrendo loro una piattaforma per avere un dialogo con i loro pari, per migliorare la loro conversazione, ma soprattutto per realizzare che ciò che li unisce è molto più di ciò che li divide. Ma El Fahora non può da sola rivoluzionare la situazione palestinese. Ci sarebbe bisogno di 300 nuove scuole per poter scrivere in un modo diverso il futuro di Gaza. Hyena.
Come sempre attendiamo le vostre opinioni su questa puntata. Contattateci dunque attraverso le nostre pagine sui social network. Per questa settimana è tutto. Torneremo presto. Vi aspettiamo. Arrivederci. Learning World, in associazione con WISE, un'iniziativa di Qatar Foundation.